partita penso siamo partiti molto bene, abbiamo fatto un grande primo tempo dal punto di vista sia dell'intensità, e quindi parlo del possesso palla avversario, sia di quando entravamo in possesso palla noi. Secondo me abbiamo dimostrato personalità, dinamismo, intelligenza, movimenti giusti, giocatori con la freschezza giusta. E poi il secondo tempo è uscito il campo basso, abbiamo fatto una partita più diciamo di copertura e cerchiamo di ripartire in contropiede. Purtroppo Trudo mi ha chiesto il cambio, che aveva i crampi, che ha corso tantissimo, quindi non si è risparmiato, era logico che prima o poi arrivassero i crampi. E anche Francia mi ha chiesto il cambio perché sta botta, la doppia botta che ha preso al capo, ha perso molto molto sangue, non so come è riuscito per giocare per 70-75 minuti credo. È uscito anche lui, anche Marini mi aveva chiesto il cambio per i crampi, però Marini in quel momento secondo me era insostituibile in mezzo al campo, sulle palle aeree ci serviva e come, quindi è rimasto in campo. Siamo stati bravi anche a ripartire, solo che dobbiamo migliorare un po' di più nel tenere la palla quando magari siamo un pochino più stanchi, e cercare di tenere meglio il campo e essere un pochino più corti e meno spazio tra i reparti quando la stanchezza ha il sopravvento. Ecco, l'espulsione di Tafani quanto può aver pesato anche in quest'ottica? Giocare adesso non so quanti minuti precisamente, penso una ventina di minuti sicuro senza Tafani, e quindi in 10 contro una squadra come il Campobasso poteva andare anche peggio forse, quindi purtroppo il problema è che Tafani non lo avremo nemmeno contro il San Nicolo fuori casa, e è una perdita molto molto importante purtroppo. So che ho altri giocatori all'altezza e quindi questo non mi preoccupa, però ovviamente Tafani è un pilastro per noi. Però devo fare complimenti ai ragazzi perché credo che nel complesso abbiano disputato una grande gara, era quello che cercavo io, che volevo io, hanno dimostrato grinta, attaccamento alla maglia, lottavano su tutti i palloni, nessuno si è risparmiato, e è quello che dobbiamo fare da oggi fino alla 34esima partita. Sull'episodio del gol? Nostro? Loro? Così un paio di sfavature. Se nessuno sbaglia finiscono tutte le partite 0-0, un minimo di errore da una parte e dell'altra ci deve essere per forza di cose, e sapevamo che loro erano molto bravi su queste spizzate di testa di Gennaro, e contemporaneamente si inseriva l'esterno a destra, l'esterno a sinistra e Miani, e gestire tre tagli contemporanei con giocatori come questi del campo basso non è semplice. Abbiamo concesso una mezza palla, ci hanno fatto gol, è stato anche un bel gol perché non era facile fare un pallonetto da lì, l'anticipata, la palla purtroppo è ricaduta in rete. Ricordo che noi avevamo avuto anche la possibilità per fare un 2-0, Traini ha fatto il reparto da solo, aveva messo in difficoltà la retroguardia del campo basso, quindi ripeto, nel complesso sono soddisfatto, c'è un pizzico di rammarico perché un attimino la bocca l'avevamo fatta, però sapevamo che la partita era la tripla, ripeto, poteva andare meglio ma anche peggio. Forse è stato difficile anche gestire qualcuno perché in campo un cioè, voi avete visto la partita, se iniziamo a parlare dell'arbitraggio la prima giornata, preferisco parlare della gara, di come abbiamo giocato noi, come abbiamo tenuto il campo. L'arbitro ha un superiore che lo giudica, no? Quindi ci sarà chi avrà valutato cose positive e cose negative, e chi ha visto la partita ha visto l'operato dell'arbitro, non sta a me dirlo. Senti, adesso mercoledì è la Macerata per la proprietà. Con quale spirito, con quale obiettivo? L'obiettivo è quello sempre di fare delle belle prestazioni, di andare in campo sempre per vincere, sia che si giochi con la prima in classifica, sia che si giochi con l'ultima, sia che è un amichevole, sia che una partita di Coppa Italia. Ora vedremo un attimo come siamo messi fisicamente, perché questa è stata una partita molto molto dispendiosa, e darò anche spazio a magari a giocatori che nelle prime amichevoli e in Coppa in questa partita
partita magari si sono visti un po' di meno e cercheremo appunto di fare un'altra bella prestazione, perché è importante dare continuità a queste prestazioni, ripeto.